Riapertura bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti. La decisione finale verrà presa probabilmente oggi, quando il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, presenterà il rapporto sullo stato epidemico delle diverse regioni. In Lombardia, dove i dati stanno migliorando, il governatore Attilio Fontana si è preso del tempo per dare una risposta definitiva, ma l'orientamento della regione sarebbe quello di consentire la riapertura di bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri che rispetteranno i requisiti previsti dalle nuove regole, per esempio la distanza di 2 metri tra un tavolo e l'altro. Perciò gli esercenti dovranno adeguare gli spazi per i clienti. Gel detergente all'ingresso e mascherine obbligatorie ovunque. Nei negozi di scarpe e abbigliamento serviranno anche i guanti. Per le palestre, invece, la data buona per riprendere è il 25 maggio, come ha indicato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ma non sarà facile strappare il via libera agli scienziati del comitato. Milano, due arresti per spaccio di cocaina. Nelle ultime settimane sono stati effettuati dal Nucleo Contrasto Stupefacenti della Polizia Locale due importanti arresti per spaccio di cocaina, per un totale di 356 grammi sequestrati e oltre 5.400 euro in contanti. Il primo è avvenuto il 17 aprile in Piazzale Cuoco. Un cittadino italiano di origini albanesi di 43 anni è stato fermato mentre si recava da Cologno Monzese a Milano in taxi, una modalità che utilizzava quotidianamente per eludere i controlli stradali. Addosso aveva tre involucri di cellophane con quasi 35 grammi di cocaina. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 213 grammi di cocaina, suddivisi in altri 5 involucri nascosti all'interno di un barattolo, 4.500 euro in contanti, 3 cellulari e un bilancino di precisione. Il secondo arresto, effettuato il 5 maggio, ha riguardato invece un cittadino italiano di 45 anni ed è stato eseguito al termine di una perquisizione domiciliare. All'interno dell'appartamento in zona Affori sono stati trovati, nascosti sotto una mensola di uno sgabuzzino, 16 involucri di cellophane per un totale di 108 grammi di cocaina. Nella stanza da letto, inoltre, sono stati rinvenuti tre bilancini di precisione, 260 euro in contanti suddivisi in diversi tagli, e un'ulteriore bustina di cellophane con circa mezzo grammo della stessa sostanza. Sul telefono cellulare sono state trovate anche diverse conversazioni inerenti all'attività di spaccio. Scuole, al via i rimborsi per i primi 2 mesi di mancata erogazione del servizio mensa. Dato il protrarsi della sospensione dei servizi scolastici e l'assenza di disposizioni ufficiali sulla sospensione definitiva o meno dell'anno scolastico in corso, Milano Ristorazione procederà con il rimborso dei primi 60 giorni di mancata erogazione del servizio mensa a coloro che ne facciano richiesta. Sarà necessario collegarsi al sito www.milanoristorazione.it e compilare il modulo. Il saldo verrà erogato entro il 30 giugno. Coloro che preferiscono aspettare, invece, riceveranno il rimborso complessivo in un'unica soluzione, non appena verrà ufficializzata la ripresa o meno del servizio per il corrente anno scolastico, e quindi in ogni caso entro il mese di giugno 2020. Sempre entro la fine di giugno, chi avrà richiesto il rimborso parziale riceverà il saldo.